Buonasera dal TG. Porte aperte per i prescolari umaghesi presso l'elementare con lingua d'insegnamento italiana Galileo Galilei. L'allegra comitiva di bambini, accompagnati dai genitori, ha valicato l'uscio di questa istituzione per prendere visione di vere aule e banchi in attesa della loro prossima entrata nelle istituzioni dell'obbligo. Dicevamo l'allegra comitiva ed eccola qua, un ambiente nuovo per questi piccolini ma anche per tante mamme e papà, seppure più di qualche genitore abbia anch'esso frequentato questa istituzione. Ci si guarda un po' attorno, si fa la conoscenza con queste nuove mura, sempre con un occhio vigile verso mamma o papà, ma ora è la volta di andare a vedere l'aula della futura prima classe ed imparare le regole della scuola dell'obbligo. A fare attenzione sono stati soprattutto i genitori accolti dal preside Arden Sirotic, dal suo team psicopedagogico, per le delucidazioni in merito alle iscrizioni e soprattutto in merito alle modalità inerenti al passaggio ad un'istituzione elementare. L'incontro è però stato anche un attimo sociale atteso, nonché diventato oramai prassi per la Galilei, dove corridoi e aule erano animati anche dagli alunni delle superiori che hanno contribuito alla stessa presentazione sempre in collaborazione con l'asilo Girotondo. Non ultimi i contenuti multimediali. Allora abbiamo preparato una presentazione di tutte le attività che avevamo a scuola in forma comunque multimediale. Abbiamo preparato un video di presentazione per la scuola e come sorpresa finale lo faremo per i genitori, per i futuri primini, un video di loro che entrano a scuola per la prima volta per vederla, per esplorarla. Stavamo giocando un'applicazione che si chiama Wordwall, che usiamo anche a scuola, anche durante le ore di italiano aggiuntivo, anche con la prima, per esempio per l'arricchimento lessicale. E stavamo giocando proprio a un gioco, dal tema gli animali della fattoria, i bambini hanno girato la ruota e dovevano elencare l'animale che si presentava. Ed è giunta l'ora di incamminarci verso i vari laboratori, non dimenticando che anche in questa scuola il piano alto è dedicato alle classi superiori, quello al piano terra invece ai più piccini. Sentiamo anche qualche genitore. Bella, bellissima. E lui come si chiama? Come si chiama? Come ti chiami? Come ti chiami? Nathan. Nathan? Book. Book. Un po' timido Nathan. È timidino i primi 10 minuti. Poi? E poi anche? Poi di meno. Poi di meno. Anche lei andava in questa scuola? Sì, certo, tanti anni fa. Beh, non proprio tanti, vero? E ho saputo che ci sono altre 4 generazioni che l'hanno frequentata, della sua famiglia. Sì, certo. Quanti sono i figli? 4. Complimenti alla mamma. Grazie. E mentre i ragazzi delle superiori stavano coadiuvando la presentazione della scuola, ai più piccini magari mancava il loro bell'asilo, al quale hanno fatto un po' l'abitudine. E dire che una volta lasciato l'asilo non ci si ferma più fino alla pensione. Ed è finita anche questa presentazione. È finita la presentazione della scuola. Come tradizione, ogni anno ci presentiamo ai futuri prescolari, naturalmente in collaborazione con l'asilo Girotondo di Umago. Qui gli insegnanti con gli alunni aspettano i bambini, i nostri futuri alunni, e siamo felicissimi di aver oggi ospitato quasi 25 bambini, se non più. Il preside Sirotic ha anche esternato la sua emozione nel vedere gli ex alunni della scuola, oramai genitori, tornare per iscrivere i propri figli alla Galilei. Ed è un'emozione vedere anche questi bambini in età ancora prescolare alle prime prese con la scuola dell'obbligo. E alla fine un bel ciao a tutti i genitori compresi. Ovviamente la parte della scuola più visitata è stato il laboratorio di informatica. Qualcuno dirà, tempi moderni.
Si è svolto a Dignano il corso di aggiornamento per gli imprenditori della comunità nazionale italiana organizzato dal settore imprenditoria e comunicazione della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana. I partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere a due lezioni: leadership aziendale di se stessi e promozione d'impresa attraverso il digitale, tenute dagli imprenditori Danilo Mirabile e Fabrizio Gerlani. Guardare l'azienda dal punto di vista umano, è questa la chiave di una leadership di successo, dice Fabrizio Gerlani. A parità di aziende, se noi prendiamo due aziende che hanno le stesse strutture, gli stessi macchinari e via dicendo, siamo fermamente convinti nel nostro modello che l'apporto umano è quello che crea la differenza, e quindi nell'idea imprenditoriale può anche non essere la migliore, può essere una idea media, ma le persone motivate che seguono una meta insieme e ottengono dei risultati riescono ad ottenere degli ottimi risultati. Quindi io darò un assaggio di quali sono delle tecniche, ma più che delle tecniche, dei principi che abbiamo visto che funzionano. Perché? Perché il nostro modello è stato replicato in tantissime aziende con ottimi risultati. Ottimi risultati di successo anche in periodi un po' strani come il Covid, e anzi in alcune aziende proprio è stata la zona in cui si è riuscito ad avere un supporto che magari invece era difficile perché la lontananza, le famiglie e tutto, no? Proprio quindi nel nucleo aziendale di persone che si rispettano e si ammirano una all'altra si riesce a ottenere un risultato ottimo sia per la propria salute che per il proprio lavoro, insomma. Danilo Mirabile ha spiegato invece come promuovere le imprese attraverso il digitale, quali sono gli strumenti e le metodologie per potersi posizionare sul mercato. Parliamo di industria 4.0, quindi di tutto quello che l'Unione Europea stessa promuove e che in qualche modo invita le imprese a investire, a fornire degli investimenti in tal senso per migliorarsi e migliorare il mercato, ma anche metodologie, strumenti e soprattutto marketing digitale per potersi in qualche modo far trovare all'interno di un mercato globalizzato e quindi pieno di imprese che concorrono a trovare la stessa fetta di mercato. Alcuni strumenti che si possono citare sono sicuramente Canva per alcune prestazioni grafiche che si possono poi espandere con Photoshop, Illustrator e sicuramente strumenti più complicati, ma anche Google Analytics, le sponsorizzazioni su social network e molto altro. La chiave di successo? Il coraggio. Perché imparare a fare marketing digitale, utilizzare gli strumenti tecnologici non è qualcosa di così complesso in un mondo in cui basta un click e posso ottenere tutte le informazioni che voglio da internet. Quello che serve è coraggio per fare i giusti investimenti, rivolgersi ai consulenti corretti, alle imprese, ai professionisti. Chiaramente significa fare un investimento iniziale, spendere dei soldi, sostenere dei costi prima di vedere dei risultati. Lì sta il coraggio. Se si applica questo coraggio, se si mette in moto la macchina, allora a quel punto i risultati arrivano. Gli imprenditori possono davvero vedere tempi sicuramente migliori di quelli che abbiamo visto ultimamente. Al corso di aggiornamento ha partecipato una trentina di imprenditori di diversi ambiti. Abbiamo rappresentanti della comunità di Zagabria, molti sono della Slovenia, ma naturalmente poi sparsi per tutta l'Istria. Posso dire che sono maggiormente giovani o imprenditori che, ecco, hanno, sebbene la giovane età, hanno tanta corsa nelle loro gambe, quindi sono persone veramente che sanno apprezzare i nostri impegni verso loro e colgono ogni occasione per farne parte. Tra i partecipanti anche il polesano Etienne Schein, che lavora nel settore del turismo medico, vincitore del premio Startup Miglior Imprenditore della CNI. Corsi interessantissimi offerti dalla comunità, il leadership per capire meglio come occuparci e come gestire l'attività che svolgo, e il digitale importantissimo nel giorno d'oggi, anche per nel mio caso far capire ai pazienti come trovare qualcosa e come renderlo interessante per loro. L'Unione Italiana di per sé non fa imprenditoria, però vuole creare i presupposti, vuole creare questi momenti di incontro, di formazione per i nostri connazionali, dai quali poi nascono contatti, nascono collaborazioni e dunque, ecco, speriamo che anche da questo incontro, che sia solo un inizio di un bel percorso che durerà tanti anni e che vedrà sempre un maggior numero di imprenditori coinvolti. Il fatto, insomma, di vedere tanti giovani mi rasserena e mi, insomma, ecco, dà fiducia per un futuro sicuramente prospero grazie a questi nostri imprenditori e anche futuri imprenditori.
L'incontro si è concluso con una visita guidata alla cantina Babos, sede ospitante dell'evento. Notizie flash. La regione istriana ha erogato più di 70.000 euro per la formazione degli allenatori. Dopo che la comunità sportiva della regione ha presentato a novembre i risultati del primo invito pubblico nell'ambito del Fondo per lo Sport, a fine anno sono stati firmati i contratti e versati i fondi per la formazione di 97 allenatori. La regione ha stanziato dunque più di 70.000 euro per la formazione degli allenatori e per l'Associazione Alpinistica Istriana, in particolare per la manutenzione dei sentieri. Lo sport oggi più che mai ha un ruolo importante quando si parla di educazione e salute dei nostri bambini e giovani. Purtroppo i nostri giovani oggi trascorrono la maggior parte del loro tempo libero davanti a computer e cellulari, motivo per cui la promozione e l'investimento nello sport acquistano ulteriore peso, ha commentato il presidente della regione Boris Miletic. La comunità degli italiani Armando Capolicchio di Gallesano organizza il torneo di briscola e 3-7 in memoria di Mario Moscarda. Il torneo si terrà sabato 11 febbraio con inizio alle ore 17. Premi allettanti, il primo premio 6 kg di salsiccia, secondo premio 3 kg di salsicce, terzo premio 2 litri di vino. Il numero di partecipanti è limitato, le iscrizioni sono aperte fino al 4 febbraio. L'associazione Medulin Art ha donato 10 opere d'arte all'ospedale di Pola. I quadri, appesi sulle pareti del policlinico, sono stati realizzati dai membri dell'associazione. Vediamo i dettagli. Si tratta di una decina di dipinti e di un vaso in ceramica che i membri della sezione artistica dell'associazione Medulin Art hanno realizzato e che hanno deciso di donare all'ospedale di Pola. L'azienda Oakvirend Art ha aderito alla donazione e ha incorniciato i quadri donati che ora adornano la sala d'attesa dell'ospedale di Pola. Il valore complessivo di queste opere d'arte supera i 1.000 euro. Questa è la prima donazione dell'associazione Medulin Art all'ospedale di Pola, ma non è l'ultima. Članovi likovne sekcije udruge Medulin Art su po završetku našeg projekta Ljeta u loži pod pokroviteljstvom turističke zajednice. I membri della sezione di pittura di Medulin Art, dopo la fine del progetto Estate nella loggia, che si è svolto sotto il patrocinio dell'ente per il turismo della comunità di Medolino, hanno deciso di donare i propri quadri all'ospedale generale di Pola. Abbiamo donato 10 quadri artistici e un vaso di ceramica. Lo abbiamo fatto con lo scopo di rallegrare il tempo alle persone che devono aspettare il proprio turno per la visita medica. Pensiamo che è molto più bello così. Nekakve pretrage ili nekakve kontrole, da im ti trenuci čekanja malo uljepšaju se kroz jedan, eto tako, umjetnički izrečaj. Gli autori delle opere donate sono Zorana Monti Iskra, Marina Ševrlica, Dušan Tatalović, Slavica Lončarić-Đugum, Divna e Mario Kontušić, Delia Klarić, Anka Matić, Irena Žagar e Radojka Kramar. Il vice direttore dell'ospedale di Pola ha ringraziato i donatori. Mi smo uvijek otvoreni za donacije. Mi volimo usklađivati donacije, znate da je svaka donacija danas. Noi siamo sempre a favore delle donazioni. Lo sappiamo bene che oggi tutte le donazioni devono passare degli esami, per così dire. È importante sapere chi dona e perché dona. Noi abbiamo anche la lista di tutti i donatori, non solo delle opere artistiche, ma anche delle altre donazioni. Si può donare anche tramite il volontariato. Lo spazio che si offre è enorme. Prima di qualsiasi donazione sarebbe bene contattarci in modo da non avere malintesi. Non tutti gli spazi sono adeguati, ad esempio, ad avere i quadri sulle pareti. Per qualsiasi tipo di donazione, sia materiale che finanziaria, è opportuno contattarci per non avere problemi nella realizzazione. Drugom vidu dobro uvijek s nama iskomunicirati kako bi onda ta donacija protekla bez poteškoća. L'associazione Medulin Art promuove la libera espressione culturale ed artistica creativa, nonché i valori della società civile.
tra l'altro raccoglie creatori artistici, letterari, musicali ed altri, sia non confermati che ben conosciuti. Organizza mostre, forum pubblici, laboratori, spettacoli teatrali ed eventi musicali e collabora con le altre associazioni e privati sia dalla Croazia che dall'estero. L'Associazione Agroturiste e la città di Lignano hanno pubblicato il calendario e annuario dei lavori agricoli per il 2023. Oltre alle informazioni relative all'agricoltura, nella 20ª edizione del calendario possiamo trovare anche varie curiosità legate al territorio lignanese, i più importanti eventi che hanno segnato l'anno e diverse ricette autoctone. Lavori da fare in campo, indicazioni di semine, trapianti, fasi lunari. Abbiamo tutte le attività che si svolgono nell'oliveto, le agrotecniche, poi quanto riguarda cosa fare con l'olio adesso, cioè le temperature si abbassano, quindi bisogna travasare l'olio e tutte queste attività. Poi abbiamo il vigneto, la cantina, dove in questa, per esempio in questo piccolo testo vediamo che è molto importante la come la sanità, cioè avere tutto in ordine e la pulizia. Nell'orto vediamo cosa fare nell'orto, tutte le attività che bisogna svolgere nell'orto. Ma il calendario non è soltanto una breve guida per gli agricoltori, è anche una sorta di ricettario. Salsicce d'asino istriano con cipolla viola, lasagne rosse ai gamberetti, sarde marinate su salsa di peperoni, sono solo alcune delle pietanze che si trovano nel calendario. Abbiamo molte ricette e questo è molto importante perché noi mettiamo proprio in evidenza i nostri prodotti autoctoni del nostro territorio, non solo di Lignanese, ma anche di tutta la nostra Istria. E poi le varie curiosità. In queste curiosità abbiamo tutto quello che si è svolto nel 2022 per quanto riguarda l'agricoltura, le educazioni, i seminari che abbiamo avuto durante tutto l'anno. È molto importante questo sottolineare perché anche per esempio nel Flos Soleil è già l'ennesima volta che siamo una regione più riconosciuta nel mondo e il Lignanese abbiamo il numero più elevato di produttori in questo campo. Il calendario è uscito dalle stampe la prima volta nel 2003 grazie a Franco Ragus. È il nostro agronomo Franco Ragus, che è uno dei fondatori della nostra associazione Agroturis, purtroppo non c'è più, ma ci è stato molto d'aiuto e ci ha fatto un bel regalo non solo del calendario, ma l'importanza dell'agricoltura in questo territorio. Questo calendario è molto importante perché non è solo agricoltura, questo è cultura e tradizione. Il calendario, sin dalla sua prima edizione, promuove la ricca cultura e le tradizioni lignanesi, attraverso i testi ma anche attraverso le bellissime immagini. Simbolica molto la copertina. Perché vediamo le mani della tradizione, le mani dei giovani e le mani del futuro. Il calendario si può acquistare presso la sede dell'ente turistico della città di Lignano al prezzo di 5,30 euro. Ed è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.